sciacca si è conclusa nell'ex convento San Francesco, la tre giorni del convegno Progetto Sciacca Cuore 2019, ospedale e territorio, aggiornamenti in cardiologia, dalle linee guida alla pratica clinica. L'iniziativa è organizzata dal reparto cardiologia di Sciacca in collaborazione con il reparto cardiologia di Agrigento. Ascoltiamo dunque i primari di cardiologia di Agrigento e Sciacca, Giuseppe Caramanno ed Ennio Ciotta, e l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, al microfono di Vanessa Miceli. Dottore Caramanno, sappiamo che ci saranno delle nuove novità riguardo l'ictus nella parte agrigentina. Penso che quanto prima, già abbiamo trattato due casi di ictus acuto con risultati sicuramente notevoli. Il problema è che ad Agrigento mancano delle figure professionali quali neuroradiologi interventisti, che sono, diciamo, una merce rara in tutta Italia. L'unico centro in Sicilia che tratta questo tipo di patologia è il centro di Messina. Noi ci stiamo organizzando assieme alla neurologia di Agrigento per trattare l'ictus acuto come se fosse l'infarto, e ciò ovviamente ha delle ricadute sociali ed economiche per quanto riguarda questi pazienti che hanno una patologia così grave. Con il decreto che è stato adottato a gennaio si è avviato il cronoprogramma. Abbiamo concordato con il Ministero della Salute che in 18 mesi si sarebbe data piena attuazione. Ora lavoriamo al territorio, che è ampiamente importante. Avevamo detto al momento dell'insediamento del governo che il primo anno si sarebbe dedicato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e il secondo anno alla riorganizzazione della rete del territorio, che è tanto importante quanto la rete ospedaliera. Concorsi e assunzioni a che punto sono? Intanto abbiamo dato un bel impulso alla stabilizzazione dei professionisti. Se io penso che in 12 mesi sono stati stabilizzati oltre 4.300 professionisti, parliamo di persone che qualche volta da 7, 8, 10, 12, chi anche 20 anni si trovava ad arrivare al Natale senza sapere se l'anno dopo si sarebbe rinnovato o meno il proprio contratto di lavoro. Abbiamo dato una iniezione di serenità al nostro territorio e questo era fondamentale, ma abbiamo anche messo in campo iniziative di assunzioni a tempo indeterminato per tutte le aree di emergenza. Dobbiamo proseguire su questa strada e già è in attività una commissione di lavoro che cercherà di dare immediata attuazione alle nostre necessità di organico. Intanto, proprio alcuni giorni fa, le regioni italiane e il governo hanno concordato una norma importante che speriamo possa essere presto approvata dal Parlamento nazionale, che consentirà lo sblocco, mediante l'abolizione del tetto di spesa del personale, di tutti i nuovi concorsi. Io veramente sono soddisfattissimo della presenza di tanti professionisti, di tanta gente anche della società civile che ci hanno arricchito della loro presenza, la presenza delle istituzioni, la presenza della deputazione regionale, la presenza dell'assessore, veramente tutto completo, mi sembra veramente che stia andando tutto bene.